Buonasera, ci siamo già salutati ovviamente a tutte e a tutti e diamo inizio alla parte della, chiamiamola, della lezione, che non ha nessuna velleità come sempre accademica, ma che ci porterà nel corso dei prossimi giovedì verso il seminario del 19 che avrà questo titolo, Libertà e salute mentale. Dovremmo pensare anche alla frase naturalmente alla fine relativa ai sapori, ma questa sarà una sorpresa. Faremo in modo che questi 3 giovedì prendano non tutte le sfaccettature possibili e immaginabili, sia relative alla libertà che alla salute mentale. Tra l'altro, prima di incominciare, ho visto che Tiziana Codenotti ha mandato un tweet di Barbaceto, credo sia, che metteva in evidenza come ci sia una aggressione all'esperienza triestina, che simbolicamente vuole evidentemente questa aggressione, che è fatta naturalmente dalle consorterie professionali, mettere la parola fine alla esperienza che ha portato alla riforma psichiatrica del 1978, che a sua volta è stata inglobata nella riforma sanitaria, sempre del 1978, e che hanno rappresentato insieme dei punti di riferimento internazionali estremamente innovativi e coerenti con importanti documenti dell'OMS, prima di tutto la dichiarazione di Alma-Ata, che poneva sistemi di assistenza primaria come la pietra angolare dei sistemi sanitari. Bellissima affermazione di quel tempo, oggi fortemente messa in discussione da un tecnicismo imperante e da un riduzionismo scientista. Non sto qui a elencare gli esempi di quello che sta accadendo, ma in particolare oggi voglio sottolineare l'aspetto contraddittorio del concetto stesso di salute mentale, che automaticamente rimanda nell'immagine collettiva a un'area specialistica medica, la psichiatria, ma che in realtà, ne parlavo ieri con Luigino Pellegrini, di cui ho fatto girare anche l'articolo che lui ha pubblicato sull'Adige ieri, come sì, la salute mentale è qualcosa che può contenere anche delle patologie che possiamo definire psichiatriche, ma non si esaurisce nell'ambito della psichiatria perché riguarda l'intera complessità dell'essere umano, tanto che giustamente sottolineava Luigino come forse dovremmo rivedere anche questa dicotomia che abbiamo introdotto, come se ci fosse la promozione della salute in senso generale, rimandando alle malattie mediche tradizionali, e poi ci sia quel distinguo che porta alla salute mentale. Non esiste una salute fisica e una salute mentale. La salute è una e va promossa senza forme di appropriazione da parte di qualche area specialistica, medica o non medica, non cambia un granché. Anche se facessimo una interpretazione economicistica o sociologica della salute, faremo sempre un errore di riduzionismo. Ma questo è quello che sta accadendo in questo momento, nel quale naturalmente forse rinforzati anche dalla necessità di trovare soluzioni rapide, in tempi brevi, riducendo in ogni modo qualsiasi elemento di dubbio che porta inevitabilmente alla discussione e all'approfondimento, non c'è tempo da perdere, dobbiamo agire, dobbiamo raggiungere un obiettivo entro la fine del mese, altrimenti dobbiamo entrare in quella forzatura che è l'obbligatorietà, che rievoca naturalmente quella condizione che è compresa anche nella riforma psichiatrica del trattamento sanitario obbligatorio, che naturalmente per essere ottemperato necessita di particolari condizioni, non è che si può applicare così in senso molto generalizzato, e questo lede profondamente la libertà del singolo. Questa mattina Chiara Saraceno, nell'introduzione della Summer School di Animazione Sociale, ha messo in evidenza come ci sia una necessità di trovare un'armonia tra
tra la dimensione del diritto, che naturalmente garantisce le libertà individuali, anche se a mio parere è necessario aprire un'altra prospettiva proprio intorno al concetto di diritto e aprirci all'ecologia del diritto, dunque il diritto, la libertà e le ragioni di sicurezza collettiva. Bisogna trovare una forma di armonizzazione, che però i paesi che hanno fatto la scelta, chiamiamola pure democratica, anche se oggi un po' presa un po' flebile, forse dal logoramento del tempo, perché sapete, quando si conquistano le cose si è molto entusiasti, un po' come i bambini quando hanno in mano il giocattolo nuovo, no? Sono entusiasti, lo conservano con cura, guai chi glielo tocca, poi si abituano e cominciano a metterlo un po' da parte, un pochino lo usurano anche, no? Non hanno più tanto a cuore che quella roba lì perseveri, perché si aspettano che qualche altra cosa possa accadere di migliore di quella che è stata data. È una di queste cose che noi abbiamo faticosamente conquistato e che l'umanità ha sempre, tutto sommato, anche se in maniera molto spesso maldestra, cioè quella che noi chiamiamo la partecipazione, la condivisione del potere con le persone, ebbene quella condizione che appunto ha trovato tante difficoltà oggi è messa un po' in silenzio, anche perché c'è una condizione che non possiamo attribuire solo al potere istituzionale o statuale, c'è anche una certa rassegnazione nella popolazione, quella stessa rassegnazione che consegna la persona sofferente di un comportamento, per carità, può anche essere disagevole, un po' antipatico, a volte anche aggressivo, ma che meriterebbe comunque di essere ascoltato. Ebbene, di fronte a questo, la popolazione rinuncia a farsi mettere in discussione e credo che anche oggi le pratiche sistemiche applicate al mondo della psicoterapia siano in grossa difficoltà, perché le pratiche sistemiche non hanno mai pensato di considerare le relazioni familiari come una sorta di causa patologica delle condizioni sintomatiche. Hanno semplicemente messo in evidenza che quel sintomo parla di qualcosa, parla di relazioni che devono essere un po' svelate e si chiede naturalmente, molto semplicemente, la partecipazione, perché ovviamente più risorse si mettono in campo e più è possibile trovare una nuova via di soluzione dei problemi, cosa che gli stessi insegnamenti nel campo della psicologia e della psichiatria fanno fatica a interpretare, sempre più si rivolgono all'approfondimento, all'interpretazione di ciò che accade dentro alla persona, in una prospettiva fortemente organica, cioè si cerca di capire se tutto accade nel cervello, certo, anche nel cervello qualcosa accade, di molto importante, ma dentro un circuito complessivo. Questo però richiede che cosa? Che non posso trovare la soluzione in tempi immediati, passo anche attraverso appunto ricadute e difficoltà. Quindi vedete, questo mette in evidenza, quando parliamo di libertà, la centralità dell'elemento della scelta. Il titolo di oggi è un po' la libertà coniugata con una nostra tendenza al possesso, all'appropriazione. Allora, noi siamo realmente liberi di non possedere o siamo quasi condizionati a porre il possesso come l'elemento fondativo dell'esistenza, della costruzione dell'autoidentità, dell'autostima anche, perché più possiedo, più ho ragioni per potermi stimare, poter accedere anche alla stima del prossimo. Vecchia storia questa, ma sono veramente libero di scegliere di essere un po' francescano piuttosto che capitalista, o vivo in una condizione nella quale di fatto mi sono talmente autoassoggettato che non do nessuna possibilità alla scelta. E che cosa significa non possedere? Cosa significa? Guardate, l'ho ricordato anche nella riflessione di questa mattina. C'è un'ultima passaggio del Vangelo di oggi, dove Simone Pietro viene
invitato a gettare le reti e pescare, no? Cioè, non ho pescato niente tutta la notte, adesso arrivi tu e mi dici di buttare le reti. Allora sì, vabbè, ti ascolto, butto le reti, strapesco una quantità inverosimile di pesce, e tanto che devi intervenire anche la seconda barca, forse era di Giacomo e Giovanni, e tanto che quasi affondava. Ma quello che mi ha veramente stupito è la frase finale. Una grande raccolta, quindi un grande possedimento, e lasciarono tutto e lo seguirono. Vedete, questo è un punto che, al di là dell'esegesi religiosa, no? Non mi permetto, non ho nessuna competenza teologica, per cui non mi permetterei di fare, può darsi che io dica anche degli strafalcioni in ragione dell'antropologia, eh? Però mi ha colpito questa frase e gli eventi, quella sequenza degli eventi, perché c'è questa possedere, un grande raccolto di pesca, e contemporaneamente lasciano tutto e se ne vanno e lo seguono. Ecco, qui avviene una scelta che accade tra una prospettiva incerta e la certezza di un possesso. Questo è un punto molto importante. Siamo veramente liberi di non possedere? Questo è un punto molto importante che, tra l'altro, anche le grandi narrazioni del Novecento hanno messo in evidenza come effettivamente non siamo poi così liberi di non possedere, perché anche le prospettive più in buona fede collettivistiche che sono state rappresentate, usando addirittura nomi evocativi dell'aspetto della condivisione di beni, comunismo, adesso al di là dell'ideologia e delle esperienze del socialismo reale, che sono ovviamente piuttosto grottesche, però c'era questa evocazione dell'avere in comune, si chiamavano compagni, cioè nel senso che condividevano il pane, forse non lo sapevano che negli sì, compagni dovevano anche condividere il pane, no? Perché era una parola evocativa di rivoluzioni, 1917, e tutte queste robe qua. Ma queste grandi narrazioni si sono un po' stemperate e restano aperte queste domande, perché poi c'è l'altra grande domanda che riguarda la dimensione della scelta, cioè quello il rapporto che intercorre tra libertà e appartenenza. Questo, sempre anche nel Summer School di questa mattina, uno dei relatori ha evocato la figura di Simone Weil la persona il sacro, no? Se voi ricordate, ne abbiamo fatto anche oggetto di un seminario, di tante riflessioni su questo, dove il sacro non è nella persona, ma non è neanche nel collettivo, è in un luogo di trascendenza dove non ci sono né io con il mio egocentrismo né un collettivismo che annulla completamente la mia persona. È un punto, un luogo di nessuno, dentro al quale vivo la mia appartenenza. Molto difficile essere liberi e allo stesso tempo appartenere. Ieri con Silvia e Sonia avevamo cercato un vecchio articolo di Erri De Luca, mi pare che sia del 1998, no? Pubblicato sul Manifesto, ma ci vuole l'abbonamento per entrare nell'archivio. Se conoscete qualcuno che ha l'abbonamento completo al Manifesto e ha accessibilità all'archivio storico, si può recuperare questo articolo nel quale Erri De Luca analizza il verbo avere e afferma che in alcune lingue questo verbo non esiste. E naturalmente ci porta inevitabilmente: se non ho, appartengo. Perché il verbo avere riguarda qualcosa che ha a che fare con il possedere. E il fatto che ci siano alcune lingue che non hanno avuto bisogno di declinare la loro esistenza con la dimensione del possesso, ma abbiano sottolineato la dimensione dell'appartenenza, che a volte percettivamente a ciascuno di noi può sembrare un vincolo inaccettabile, perché è per forza di cose condizionante. Ma contemporaneamente io devo dire che noi, anche coloro i quali hanno parlato della dimensione dell'autonomia del vivente, tutti noi inevitabilmente siamo condizionati e determinati dai limiti che
strutturali del nostro esserci al mondo e contemporaneamente sottoposti a una serie di perturbazioni che non sempre siamo in grado di calcolare, anche, anzi, gran parte non calcoliamo, non possiamo calcolare, è un po'. Volete una forzatura, l'inconscio freudiano, junghiano, lacaniano, non lo so, cioè l'inconsapevole che ci circonda, che non ci annulla la libertà di scelta, ma la limita profondamente, che non sacrifica la libertà, ma la pone dentro questi vincoli. È chiaro che dentro quell'elemento strutturale che determina la nostra risposta reattiva c'è una molteplicità di possibilità, non ce n'è una sola, eh. Nel senso che quella determinazione che stabilisce il range di variabilità delle nostre risposte rispetto a ciò che ci perturba e che contemporaneamente però è fortemente condizionato da come noi siamo fatti, da come noi evolutivamente diventiamo, da partire dalla nostra genealogia come Homo sapiens alla contemporaneità della nostra esperienza. Ebbene, lì si gioca gran parte di una possibile adattabilità evolutiva del nostro esserci al mondo o a una triste accettazione della realtà data senza cogliere la libertà di poter scegliere dentro dei vincoli. Il delirio di onnipotenza, del controllo unilaterale sul comportamento legato al consumo di alcol o di altre droghe, o delirio di onnipotenza degli armamenti nucleari, o del voler depredare per forza di cose la Terra, pensando che sia sotto il nostro controllo, e magari facendo in modo che i danni che produciamo riusciamo anche a essere così bravi da poterli contenere ed emendare attraverso interventi di geoingegneria. Siamo bravissimi su questo, no? Così come facciamo delle forme di emendamento laddove abbiamo fatto danni sul piano della soggettività, che cerchiamo di contenerli attraverso un controllo unilaterale, attraverso per esempio l'uso degli psicofarmaci. Vedete, la libertà tra possedere, l'appartenere e la scelta, perché quella scelta è in parte vincolante, non è mai completamente autodeterminata, ma è un gioco di mediazione tra un insieme di fattori che ci codeterminano. Questo richiede grande pazienza nella costruzione delle relazioni. È chiaro che la tecnoscienza oggi ci illude di poter controllare a nostro uso e consumo ciò che accade nella natura. Il recente referendum in Svizzera, di fronte a una legge fatta dal governo svizzero, che non credo sia un governo rivoluzionario e neanche per forza di cose radicalmente ecologista, però aveva fatto una legge che vietava la produzione degli OGM e anche l'importazione di prodotti OGM. Ebbene, la popolazione ha respinto questa legge perché cozzava con gli interessi degli agricoltori, con la filiera alimentare, con tutte queste cose qua. Ma vedete, noi a parole siamo magari indignati, vorremmo mangiare bio, di buona qualità, magari spendendo anche un po' meno, E guardiamo con un po' di sospetto, non so, al super discount. Naturalmente chi non ha i soldi per forza di cose va al super discount e non può pretendere di non trovare OGM o neppure può pretendere di trovare dei prodotti bio. Ma questo ci riporta al fatto che forse non sappiamo bene che cosa sia l'OGM. In fondo, sul piano della rappresentazione, è una liberazione dell'umanità dal bisogno della fame, cioè nel senso che produco attraverso la modificazione genetica dei prodotti facilmente coltivabili, in fondo anche chi ha usato i pesticidi, cosa ti dicevano? Ma sai, questa cultura con i pesticidi rende di più, sì, ma ti mangi anche i pesticidi. E naturalmente questo perché? Perché nasce da una illusione, no? Ti libero dal vincolo della fame, perché naturalmente con gli OGM rendo disponibili alimenti a più basso prezzo
Naturalmente non affronto semplicemente un tema molto importante, che di cibo sulla terra ce ne sarebbe per tutti, se non ci fosse quell'atteggiamento predatorio che porta poi anche a questa immaginazione, ma anche costruzione tecnica, di una modificazione genetica, per esempio sul grano, no? Qualcuno si faccia qualche domanda come stiano aumentando in maniera esponenziale le intolleranze alimentari. È possibile che nel giro di pochi decenni ci sia una crescente intolleranza alimentare, una esplosione di celiachia. Ci sarà pure un rapporto tra i modi di produzione del cibo e le condizioni del nostro organismo. E cavarcela semplicemente dicendo, ma sì, ma questo ci garantisce una grande disponibilità di cibo, ma anche i polli che andate a comprare a fine giornata al supermercato per 3 euro già cotto, no? Ma quelli sono il risultato di una filiera che usa le culture intensive. Allora, apparentemente sono libero di consumare il pollo, però mi faccio semplicemente un soggetto che ha sposato questa ideologia del possesso e che non sente assolutamente dentro di sé l'etica dell'appartenenza e la costruzione della libertà all'interno di questa etica dell'appartenenza. Ecco, questa era un po' l'introduzione Poi adesso Sonia e Silvia si sono preparate e poi c'era anche Lucio, se non arrivano i nipoti a picchiarlo, che aveva alcune osservazioni da fare. Chi vuole fare per prima? Buonasera a tutti, ben trovate e ben trovati. E io parto proprio dall'articolo che aveva citato Franco, appunto chiedendo aiuto nel reperire questa fonte. L'articolo è di Henri De Luca del 12 maggio del 1998. Io ho la possibilità di leggere solo qualche riga perché il resto è inaccessibile. E parla appunto del verbo avere. Così dice. Voce, poca del verbo avere. Ho incontrato in lingue che ignorano l'uso del verbo avere. L'ebraico, il russo, il kiswahili. E da ceppi e terre remote aggirano l'ingombro di un verbo di possesso, quindi il legame tra il verbo avere e il possesso. Al posto del verbo avere, quindi, queste lingue adoperano il verbo essere accompagnate da varie proposizioni, a, con, essere, di. E devo dire che la citazione finisce qui. Il verbo avere mi suscita una dimensione statica, così come mi viene in mente nella lingua parlata, diciamo, io ho un vestito, ma anche io ho una brillante carriera, ho una situazione difficile, o cose di questo genere, così come anche, diciamo, ho un vestito, in realtà nella lingua parlata, in italiano corretto, io indosso un vestito, eccetera. Quindi l'idea di possesso, l'idea di staticità e il verbo avere. Sempre mi viene in mente un'altra citazione, questa volta di Franco Basaglia, appunto di cui il 29 settembre, il 29 agosto. Abbiamo ricordato il 41esimo anniversario della scomparsa, oltre che scriverlo, anche se non ricordo male, in un video, Franco Basaglia cita un detto calabrese: chi non ha, non è, legando il fatto del possedere all'essere. Quindi chi non ha, chi non possiede qualcosa, non è.
Anche qua il verbo essere, ma probabilmente ce ne parlerà Silvia, declinato in vari modi, perché leggendo questa affermazione, questo detto calabrese, che è molto vicino anche un detto molto simile nel concetto al luogo da cui provengo io, in cui si dice che tanto si vale quanto si possiede. Se non possiedi nulla, non vali nulla. Chiaramente con un occhio specifico al possesso di oggetti, denaro, un pezzo di terra, qualsiasi cosa. E quindi il mancato raggiungimento, l'ottenimento di qualcosa, decreta la non esistenza, il non essere visibile agli occhi altrui, il non esistere, il non essere. Anche se filosoficamente il non essere, beh, mi verrebbe da dire, l'essere è, il non essere non è, per me. Però, come dire, questo appiattimento dell'essere sull'avere, penso sia tipico del nostro modo di vedere, perché se nella nostra cultura, quindi nella nostra società, nella nostra lingua, usiamo il verbo avere, differentemente, diversamente da altre società, ad altre lingue che non hanno questo verbo, se è vero che la lingua dà corpo a dei concetti, la nostra sicuramente si basa molto sull'avere e sull'idea di possesso. A questo punto io vorrei anche ricordare un intervento di Linda, una nostra amica di qualche tempo fa, in cui proprio ribadiva il fatto che bisognasse raggiungere determinati traguardi a determinate età. Il mancato traguardo, il mancato raggiungimento segnava o sottolineava il fallimento, come dire, metteva in evidenza il non raggiungimento del risultato, dell'obiettivo. Anche perché oggi il termine fallimento sembra non possa essere. Come dire, sembra non essere più ben accolto, ovviamente, perché ha un'accezione piuttosto negativa. Si dice anche a scuola: non ha raggiunto l'obiettivo. E quindi, come dire, denota qualcosa che non è stato raggiunto, piuttosto che il percorso che è stato fatto, ma magari anziché raggiungere quell'obiettivo è stato raggiunto o si è incontrato un altro obiettivo. Mi piace più utilizzare l'idea dell'incontro di un obiettivo che la realizzazione di un obiettivo. Sempre in riferimento, anche richiamando un po' la riflessione di questa mattina di Franco sul possesso, qui avere possesso di una situazione, controllo di una situazione. Tutto ciò che si possiede si teme anche di perdere. Mi riferisco sempre a qualcosa di materiale. E qui, oltre al controllo, come diceva Franco, della situazione, del desiderio di controllare un possedimento, c'è l'ansia, il timore di perdere l'oggetto desiderato. E quindi questo riferimento al tentativo di liberarsi dal possesso e quindi da tutto ciò che intorno ad esso ruota. Ma probabilmente perché ciò avvenga è necessario che ci sia un cambio a livello culturale, perché non dobbiamo dimenticare, mi viene in mente, parlando di possesso, possedimento, appezzamento di terra, grandi latifondi, mi viene in mente questo, queste terre sterminate probabilmente perché provengo da un'altra regione dove il latifondo, insomma, aveva solide radici. Quindi il tentativo di liberarsi, probabilmente di vedere di aprirsi a un nuovo modo di vedere, un modo di vedere che apra
alla libertà, appunto come diceva Franco, di non possedere, quindi un modo di vedere diverso, ma probabilmente questo richiama anche un cambiamento linguistico, oltre che concettuale. E quindi il concetto di libertà poi può essere, lo vedremo sicuramente anche nel prossimo seminario, declinato in varie modalità. Io vi ringrazio e cedo la parola a chi la vuole prendere. Okay, vedo che si avvicina Silvia. Insomma, come di nuovo ciao a tutti, buonasera. Sì, io avevo, penso spesso a delle considerazioni linguistiche, ma erano in ambito della lingua spagnola, e più che sull'avere erano sull'essere, ma le accenno brevemente perché, come dire, non ci ho più rimesso mano, però dicono comunque di noi, insomma, perché che siamo nativi di una lingua o di un'altra, riguardano l'uomo, ed è l'uso molto più separato e marcato che quella lingua fa del verbo, divide il verbo essere, il verbo ser per predicare di eventi ritenuti immutabili, non lo so, insomma, tutte le definizioni onomastiche, a partire anche dai nostri nomi, dove peraltro non abbiamo appunto nessun merito, e tutto quello che invece viene indicato dal verbo estar, cioè qualcosa che al momento si trova, è nel senso di si trova in una determinata circostanza, ma questa può cambiare. Abbiamo qui davanti a noi una brocca con dell'acqua senza bicchieri, e quindi facilmente questa brocca rimarrà piena d'acqua, ma se avessimo i bicchieri, la brocca poi adesso è piena, ma tra un'ora potrebbe essere vuota. E certo, insomma, sarebbe stato carino forse da parte mia completare questa cosa, però resta una riflessione, insomma, a cui io non so se aggiungerò molto, questa sul ser e star, però siccome sia pure per diletto mi sono occupata di lingua spagnola, lo faccio ancora quando è possibile, magari la riprenderemo in qualche modo. Invece mi sono concentrata un po' sulle, come dire, sugli abbinamenti che sono stati proposti per stasera e che accostano i sostantivi possesso e appartenenza a libertà, e quindi come si relazionano con la libertà che possiamo leggere affiancata ad entrambi. Non dico niente di nuovo, riferendo che il possesso sembra riferirsi alle cose, agli oggetti materiali, piccoli, grandi, che sono dichiarati tali da una relazione appunto di proprietà che si compie, transita per mezzo del denaro o da atti che appunto determinano la titolarità del possesso stesso, che li descrive, ne dettaglia le caratteristiche e ne quantifica il valore di merci. E possedere poi sembra ancor più di avere, no? Che appunto allude al dominio, alla gestione che delinea confini e traccia precise linee invalicabili, una difesa privatistica che esclude coloro che non hanno diritto. E come amo il cinema, mi sono venute in mente le due famose sequenze che aprono e chiudono Quarto potere di Orson Welles, il film che racconta appunto la storia del magnate Kane, indugiano su un cartello, no trespassing, vietato l'ingresso, quale emblema estrema della difesa minacciosa
di qualsiasi possedimento. Ma come Sonia alludeva appunto al latifondo, al possesso, mi veniva in mente anche la roba di Verga, il Mazzarò di Verga. In questa novella viene descritto come una persona che non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba. E avvicinandosi il fine della vita, cito, quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo barcollando e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini e strillava: roba mia, vientene con me. Naturalmente non siamo qui a colpevolizzare, del resto forse anche tutti noi che bene o male possediamo qualcosa, anche gli abiti che portiamo addosso. E possedere beni e sostanze non è certo una colpa, e non è, sappiamo che le condizioni di nascita, di vita, di morte non sono uguali e sono connesse ad una molteplicità di fattori, quelle che appunto vediamo esemplificate nelle crisi economiche, sanitarie, politiche e sociali. E anche a me era venuto in mente pensare che forse ha vinto sul comunismo, ha vinto il capitalismo, quantomeno si è imposto, anche non solo il capitalismo nei suoi aspetti esasperati o marcatamente predatori. E, al punto, questo lo dicono gli economisti, insomma è uno a cui a me piace riferirmi, un economista cattolico, Luigi Bruni, che tratteggia delle vie con cui anche il cristianesimo ha maneggiato denaro, potere, ha seguito le vie del possesso dei beni, costruendo morali di riferimento che dessero legittimità all'accumulo, al reimpiego, allo sfruttamento, intrecciando appunto parole e cose, chiedendo all'uomo tutto senza restituire tutto. E questa è forse una mistificazione della prima e anche della nuova alleanza fino alla nostra contemporaneità devastata, e nella fatica in cui ci troviamo a vivere, nella fatica di ricostituire l'umanesimo, che è stato forse fatto morire insieme a Dio nel secolo scorso e anche in questo, e quindi ci impone insomma una riflessione reiterata ed energica, cercando di richiamarci a un rinascimento, come accennavamo anche domenica scorsa al seminario. E insomma, io credo che l'appartenenza, sentirsi come soggetti, parte di quell'essere parte relazionale e trascendente più grande di noi, perché abbiamo visto, sperimentato, io lo sento, insomma, che le difese e gli arroccamenti mantengono nel migliore dei casi un esistente che non sa dove trarre nutrimento spirituale per i corpi dei singoli, per i corpi sociali. E in più i metodi del potere spesso sono surrettizi, cioè sono un po' nascosti, e con giustificazioni ambigue e taciute, un po' vigliacche. E appunto sapere che la nostra libertà è sempre determinata da altre cause, non può però giustificarci ed esimerci dall'agire i pensieri che abbiamo anche in merito a questo.
quella partecipazione attiva, cioè politica, a cui ci siamo e ci richiamiamo in qualsiasi contesto di vita, a cominciare dal club, che è quello che forse tutti conosciamo, anche se ognuno lo vive, sarebbe di, come dire, a partire dalla famiglia, ma insomma abbiamo visto che è meglio non nasconderci dietro a un'etichetta pensando che sia uguale. Nei luoghi di lavoro che forse abbiamo per troppo tempo identificato e tenuto a distanza, vissuti come luoghi separati. Sono quei luoghi dove andiamo a guadagnarci il pane, ma accenno anch'io così a una frase evangelica, mi pare che l'abbiano detto Marco e Luca, cioè tanto più oggi, cioè quanto è vero che non di solo pane, no? Che non di solo pane, di quel pane che fatichiamo appunto a condividere, ma serve altro nutrimento. E allora è forse nella conoscenza, nell'apprendimento, in tutti i dubbi che incontriamo anche in questo percorso delle culture di ecologia sociale, in tutte le contraddizioni, nell'incontro con classici maestri, da chi semplicemente da molto prima di noi e continua insieme a noi a camminare, a ricercare. Sì, insomma, ci impegniamo un po' tutti a coltivare qualche spunto. A me interessa molto mi incuriosirebbe approfondire il rapporto tra diritto e giustizia, però insomma faremo insieme col contributo di tutti. Cito un altro film che abbiamo visto insieme, è stato visto da alcuni di noi, mi pare un paio d'anni fa, un film italiano intitolato Il vizio della speranza, un film molto bello per molte cose di quest'opera filmica. E uno dei protagonisti dice: ma com'è, vi è venuta questa fissazione della libertà? È così bella la schiavitù, ha regole precise, i premi, le punizioni. Siete tutti fissati con sta libertà, ma non sapete neanche cos'è. È un campo vuoto, senza niente. In realtà probabilmente è un pensiero inalienabile che vive dentro di noi e che ci determina forse tanto più quanto molto più delle cause concrete in merito alle quali, in base alle quali ci muoviamo o meno, crediamo di essere liberi o meno. È anche vero che per quel po' che so delle filosofie buddiste, il vuoto in realtà è molto diverso da quell'opposizione, da quel non essere o dal possesso per come abbiamo cercato di delinearlo. Ecco, adesso mi tolgo e facciamo i nostri giri di microfono, non so se era Lucio che va. Lucio. Tuo l'intrigante rapporto tra scelta, libertà e appartenenza. Beh, insomma, sì, voglio dire, è intrigante nel senso che, cioè, diciamo che ci ho cominciato a pensare, nel senso che ma anche prima ti dicevo forse con te che sul discorso, intanto vorrei fare una premessa, cioè, quello che diceva De Luca, forse l'abbiamo già detto una volta che c'era ancora Aries qui con noi, cioè che invece al contrario il verbo essere non esiste nella lingua malese perché è dato sottinteso, che se uno non è, non può discutere, non può parlare con gli altri, non può, ecco. Questo era una roba che mi è venuta in mente. Volevo anch'io, cioè, mi sono venuto in mente mentre parlava Silvia e parlava anche
Cioè, che una delle grandi cose che mi ha... Beh, allora, quello che mi ricorda di più e che purtroppo non ho qua al Lido, perché ogni tanto quello che vorrei avere a Padova ce l'ho qui, quello che ce l'ho di là, naturalmente è il libro di Fromm, Avere o Essere. Questo è una roba che ha sempre molto colpito come, no? E questo lì è sviluppato molto bene, questo dualismo. E se devo dire anche, mi ricordo benissimo il libro che ci ha consigliato Brandalisa la prima volta che io l'ho visto venire a parlare al club, no? Quello del Il re e il cadavere di Zimmer sulle babbucce di Abu Ghazem. Quello lì è sul possedere, veramente come distrugge l'essere, no? È terribile. Cioè io lì veramente mi vengono ancora la pelle d'oca ogni volta che leggo quelle frasi in cui lui capisce, cioè non capisce, ed è drammatico questo non capire. Vabbè, comunque tornando a quello che mi aveva colpito, era che mi ponevo il problema stamattina rivedendo il titolo e poi il sottotitolo della scuola di oggi, a cui non sapevo se avrei partecipato o meno, era che mi ponevo se tra il possesso e il consumo, per esempio, no? Non ci fosse una certa quale, come dire, differenza, nel senso che me lo vedevo nella testa un po' così, come consumo, come una cosa che, cioè, si è reiterata ma in maniera differente, cioè, come dire, mentre il possesso diventa veramente un po' come diceva Silvia, cioè quando uno ha il possesso bisogna anche mantenerlo, questo possesso, no? Cioè, quindi non è un'operazione solo nel quando ti appropri o ti diventi possessore di qualche cosa, no? C'è gente che poi pensa di possedere anche le persone, dopo succedono i drammi vari. Comunque, ma anche solo nelle cose, cioè se tu vivi il possesso, ti tocca, poi è uno spreco di energia incredibile, perché ti tocca mantenerlo questo possesso. Altrimenti, cioè, e quindi è l'antitesi proprio della libertà, no? Direi che proprio il possesso, per certi versi, no? Se vissuto in questo modo, intanto è un grande, perché sei così obbligato, no? Ti tocca dividere il mondo in due categorie, te stesso e qualcuno che potrebbe avere il possesso di quello che hai. E quindi c'è già un diaframma che ti in mezzo, che ti fa filtrare le altre persone. Cioè anche inconsapevolmente, non è la ricchezza che ti rubano, cioè, ma se diventi veramente a correre dietro al possesso, su questo non ho dubbio, se io sto pagando duramente queste cose, se è tanto tempo che le sto pagando, questo periodo le pago, mi accorgo di pagare. Anche la per cui cioè siamo e anche quello è una bella contraddizione. Per tornare all'appartenenza, mi ha molto colpito, cioè, mi è piaciuto questa, perché effettivamente è una, cioè, la vedo come una limitazione in qualche modo, è una limitazione volontaria della libertà, ma è una scelta, no? Però è soltanto una scelta o qualcosa che cioè poi è una tua appartenere a qualcosa o sono gli altri che appartengono dentro a quell'appartenenza anche a te, cioè è un gioco un po' come ambiguo, no? In cui però, cioè, non si può non cadere, perché altrimenti sei da solo, insomma, cioè, da qualche parte ti devi riconoscere. Quindi c'è una libertà che puoi scegliere. Però dopo l'appartenenza può diventare anche quella un limite, qualche cosa che condiziona, cioè se non va, cioè se non ha un carattere evolutivo anche questo, insomma. Ecco, queste erano un po' delle riflessioni minime, insomma, che ho fatto. Poi spero che ne parleremo meglio, cioè di pensare un po' meglio per le prossime volte, soprattutto per il seminario. D'accordo? Grazie, grazie Lucio.